Francesco Giorgi confessa e si prende tutte le colpe. Ho fatto tutto per soldi di cui non avevo bisogno e farò il possibile affinché la mia compagna sia libera e possa occuparsi di nostra figlia di 22 mesi. Stessa linea ribadita dall'avvocato di Eva Kaili in una trasmissione greca, dove ha dichiarato che il denaro trovato nella sua casa non le apparteneva. Giorgi è l'unico che può fornire risposte sulla loro esistenza, di cui lei non ne sapeva nulla. Nell'ambito dell'inchiesta Qatar Gate, Francesco Giorgi, il compagno dell'eurodeputata greca Eva Kaili e uno dei quattro arrestati nelle indagini dalla procura belga, ha confessato agli inquirenti di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare negli affari europei. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Giorgi ha ammesso di aver agito illegalmente e si è detto pentito. Giorgi è stato così incriminato e incarcerato per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale alla cima della quale starebbe Antonio Panzeri, ex europarlamentare e mentore di Giorgi. Il loro rapporto è cominciato circa 13 anni fa. Il primo incontro tra i due è avvenuto infatti poco prima del trasferimento di Giorgi a Bruxelles. A detta dell'assistente parlamentare 35enne di Abbiategrasso, si erano visti a una conferenza al termine della quale, su richiesta di Giorgi, Panzeri lo ha assunto come assistente. Da lì ha preso il via la loro collaborazione e negli anni Panzeri è diventato la figura di riferimento di Giorgi, che gli faceva da assistente e veniva introdotto negli ambienti della politica. Così il 35enne è diventato il cassiere del gruppo che, come dichiarato negli interrogatori, guardava anche alle ONG come un modo per far girare i soldi. Una disponibilità data da Giorgi a Panzeri per riconoscenza nei confronti di chi lo aveva fatto lavorare con la politica e il suo sogno fin dai primi anni di militanza nei DS ad Abbiategrasso. Questi i motivi spiegati dal giovane, che arrivano anche però al denaro, soldi di cui lo stesso ha ammesso di non aver però avuto bisogno, essendo il suo stipendio d'assistente di circa 2.500 euro al mese.